Un grande successo all'Aquila Pint of Beer, incontri per parlare di scienza davanti a una birra. Tre giorni in particolare per la divulgazione scientifica a livello internazionale, ma in modo originale per tutti. Un'edizione da record che ha toccato 66 pub, 300 speaker in varie regioni italiane e 21 nazioni. Per la prima edizione aquilana della manifestazione, nata nel 2013 nel Regno Unito, sono state scelte tre aree tematiche: Atoms to Galaxies, dagli atomi alle galassie, Planet Earth, il nostro pianeta, Our Society, la società. Durante ognuna delle tre serate, i tre locali del centro storico aquilano, Home Sweet Home, Fratelli il Bacaro e Caffè Garibaldi, hanno ospitato gli appuntamenti in cui si è potuto parlare con ricercatori e scienziati in un'atmosfera informale e molto colloquiale, resa ancora più bella e interessante dalla degustazione di birre artigianali. Una pinta tipicamente è un'unità di misura per la birra. Qui utilizzeremo un'unità di misura per i dati. I dati raccontati in modo che tutti possano comprenderli, non dentro una stanza di università, ma in un posto pubblico di gente che ha staccato dal lavoro e vuole capire qualcosa di più sui dati, okay? E sulle pinte soprattutto. Quindi questo intervento sarà su questo tipo di tematica e cercheremo di capire come i dati ci possono aiutare per fare predizione. Stiamo gestendo come Università dell'Aquila da 2 anni un progetto con la Galleria degli Uffizi, dei progetti anche in loco per la gestione del turismo e molti di questi progetti sono basati sul concetto di dato, quindi avere un insieme di dati che ci permettono di fare predizioni, di capire quali saranno gli andamenti. Per quello in qualche modo il titolo scherzoso, diciamo, di questa riunione è proprio cercare di capire come posso predire quanta gente può essere questa sera all'Aquila, come posso predire quanta gente può essere nei prossimi mesi qui all'Aquila. Quello che verrà detto fondamentalmente è: datemi il dato e io vi darò la risposta. Oltre alla partecipazione di 27 ricercatori, le serate hanno ospitato anche un contributo artistico importante da eccellenze locali. I solisti aquilani, il fotografo Roberto Grillo, Luca Serani e Giuseppe Tomei di Spazio Rimediato e il gruppo musicale Bussola Rotta Sud-Est, ma anche la giornalista Barbara Bologna. La protagonista assoluta è stata proprio la birra, grazie anche alla partecipazione di Nell Redd dell'Università di Toledo negli Stati Uniti, ospite conosciuto come The Beer Professor per aver visitato oltre 150 birrifici artigianali in tutto il mondo, cercando le ragioni del successo della bevanda.